Agricoltura 4.0 è un modello di agricoltura che si basa su un utilizzo integrato e interconnesso di diverse tecnologie, con lo scopo principale di rendere la produzione più sostenibile, ma anche più efficiente e quindi poi più competitiva sul mercato. In sostanza è un'evoluzione dei concetti di agricoltura di precisione e di agricoltura digitale che è avvenuta grazie allo sviluppo e alla diffusione di sistemi e di servizi innovativi quali l'Internet of Things, il machine learning, la robotica, l'intelligenza artificiale, insieme a una capacità sempre maggiore di gestire e di analizzare i cosiddetti big data. Le potenzialità dell'agricoltura 4.0 sono davvero moltissime e si basano tutte su una raccolta massiva di dati da diverse fonti, dati sito-specifici e dati di campo che poi vengono integrati e rielaborati per creare nuova informazione che può essere di supporto all'agricoltore. L'agricoltura 4.0 trova applicazioni in tutte le fasi della produzione, dalla preparazione dei campi alla semina fino alla gestione completa della coltura, quindi irrigazione, concimazione, diserbo, difesa, fino anche alla raccolta. Esistono ad esempio sistemi che raccolgono dati in tempo reale, dati meteorologici, anche previsionali, e dati che provengono dal suolo e riescono attraverso sistemi di intelligenza artificiale a dare informazioni sullo stato idrico del suolo e quindi della coltura che possono essere utilizzati poi dall'agricoltore per gestire l'irrigazione in modo più efficiente. Un altro esempio è l'integrazione dei dati satellitari con dati sito-specifici raccolti da sensori smart in campo oppure montati sulle attrezzature agricole che ci permettono di conoscere e analizzare sempre più nel dettaglio quella che è la relazione tra la specifica pianta e l'ambiente che la circonda. La robotica è sicuramente uno degli ambiti più sviluppati dell'agricoltura 4.0, non solo per quelle operazioni che richiedono una grande presenza di manodopera, ma anche per operazioni molto più delicate. Basti pensare che esistono ormai diversi robot agricoli dotati di sensori di visione tridimensionale, di sensori ottici e che sono in grado di identificare con molta precisione il grado di maturità dei frutti e quindi di operare una raccolta differenziata nello spazio e nel tempo a tutto vantaggio poi della qualità delle produzioni. Un altro ambito in cui la robotica si sta sviluppando moltissimo è quello della difesa del diserbo, perché utilizzare sistemi di monitoraggio in grado di darci informazione sullo stato di avanzamento di alcune malattie o robot in grado di identificare con precisione e di eliminare proprio da un punto di vista fisico le malerbe, ovviamente ci permettono di ridurre in modo molto significativo quelli che sono gli utilizzi degli erbicidi e degli agrofarmaci. Accanto a tutto questo, quindi a quelle che sono le applicazioni di gestione, bisogna anche ricordare che l'agricoltura 4.0 per sua natura, quindi per questa sua capacità di raccogliere, gestire e riorganizzare grandissime quantità di dati, diventa un tassello importantissimo in quella che è la tracciabilità della produzione in tutte le fasi della filiera. A livello europeo la strategia del Green Deal, quindi il Farm to Fork e la strategia biodiversità stanno puntando moltissimo sull'innovazione, sull'adozione e lo sviluppo di soluzioni innovative per un'agricoltura più sostenibile. In Italia il mercato sta crescendo molto, i dati dell'osservatorio Smart Agri-Food del Politecnico di Milano ci dicono che il giro d'affari ha ormai toccato i 450 milioni di euro, con incrementi annui che superano anche il 20%. Anche grazie ad alcune forme di sostegno alle aziende agricole che ha stanziato il governo, proprio per gli investimenti nell'innovazione tecnologica, nell'accessibilità alla banda larga e nel miglioramento della tracciabilità della produzione. Bisogna dire però che tutta questa tecnologia, tutto questo sistema importantissimo non si può sostituire, non può prescindere da una profonda conoscenza agronomica dei nostri sistemi culturali e del nostro territorio e da un'evoluzione della figura dell'agronomo che sempre di più si troverà a doversi interfacciare con questi sistemi ad alto contenuto tecnologico e dovrà trasformare queste nuove informazioni in qualcosa, in informazioni e dati utili a supporto dell'agricoltura.